Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i libri che ho ricevuto in regalo o acquistato nella seconda metà di dicembre e a gennaio. Devo dire che alcuni li ho già letti, altri no, e come sempre giù nell'info box troverete link di tutti i libri che vi mostro, link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che non ci sarà nessun sovrapprezzo per quanto riguarda voi e i vostri ordini, ma semplicemente io riceverò da vostri ordini una piccola percentuale che poi mi aiuterà appunto con il canale. Alcuni libri, appunto, dicevo, li ho già letti, non ne ho letti tantissimi perché a gennaio avevo. Fino a metà gennaio non dico che avevo un blocco del lettore, ma andavo molto a rilento. Poi ho preso il Covid, sono qua a casa, l'unica cosa che ho da fare è leggere, quindi mi sono un po' ripresa. Ma parto, non vado in ordine, ma vado a seconda di come li ho posizionati qua in terra accanto a me. Allora, il primo libro è stato un regalo di Natale da parte di mia sorella, che è La vita invisibile di Eddie LaRue. Di Schwab, un libro esteticamente bellissimo, edito per Oscar Wilde, con le pagine stupende, dorate. È un bel librone perché sono 486 pagine. È un libro che io ho letto e apprezzato abbastanza. È un libro che mi è piaciuto. Mi piace come scrive questa autrice. È il primo libro che leggo dell'autrice. Mi è piaciuta anche la storia, ma ne parleremo poi nelle letture appunto di gennaio. Per adesso vi dico che è un libro che vi consiglio e anche se sono tante pagine, scorre velocemente perché i capitoli sono dei capitoli corti. Altro libro che invece ho acquistato su Vinted, vi lascio il link del mio Vinted giù nell'info box, anche se per adesso l'ho disattivato, ho messo in modalità vacanza perché appunto avendo il Covid non posso spedire niente. Ho acquistato Oltre il Bosco, che è il primo libro di quella duologia. Il secondo libro l'avevo già acquistato, ve l'ho fatto vedere negli acquisti, mi sembra del mese scorso. Questo appunto è il primo. È il primo libro che però per la prima volta mi è arrivato. E ho ricevuto un po' una ciofeca perché il libro era segnalato come nuovo, in realtà è molto molto sciupato, non sto qua a dirvelo. Comunque ho contattato la ragazza, mi ha rimborsato di metà dei soldi e quindi me lo sono poi tenuto. Ho sentito parlare molto bene di questa duologia di Melissa Albert, edito per Rizzoli, e quindi adesso che ho il primo posso finalmente leggerla. Altro regalo di Natale da parte di mia sorella è il primo della trilogia della Grishaverse. Questo qua è Tenebre e Ossa della Bardugo. Non l'ho ancora letto, anche se mi ispira moltissimo, era nella mia wishlist e credo che a breve lo andrò a leggere. Altro libro sempre della Bardugo che mi è stato regalato a Natale da mia madre è La nona casa. Questo è un libro che ho letto, è un libro che mi è piaciuto abbastanza. Anche questo è un bel mattoncino, 410 pagine all'incirca. È un libro che mi è piaciuto, ma ho messo un po' ad entrare dentro la storia perché la scrittrice all'inizio, il modo in cui scrive, mi ha messo un po' in confusione per delle cose che poi vi dirò appunto nelle letture di gennaio, così ne parleremo meglio. Ho avuto appunto delle difficoltà iniziali che mi hanno rallentato molto la lettura, anche se comunque non la trovavo noiosa, però mi hanno rallentato molto queste cose. Alla fine sono riuscita a leggerlo e devo dire che mi è piaciuto molto. Sto aspettando, aspetto il secondo volume perché appunto è una storia che ha un seguito, potrebbe essere anche letta, diciamo, così come libro autoconclusivo, ma non ve lo consiglio perché c'è un punto fondamentale che non viene risolto in questo volume. Però è un libro bello, è un fantasy per adulti, in realtà è un insieme di generi perché è un mystery, è un fantasy, è anche un po' un poliziesco, un urban fantasy, insomma, è un po' tante cose. Per il mio compleanno mi è stato la Feltrinelli, mi ha regalato un libro, potevo scegliere tra quelli Universale Economica Feltrinelli e ho scelto appunto Circe della Miller. Questo qua è un libro famosissimo, mia sorella l'ha letto, io ancora no, se ne sente parlare ovunque, quindi ho scelto questo qua. E ancora non l'ho letto. Come non ho ancora letto
La canzone di Achille, sempre della stessa autrice. Sono due libri che mi ispirano molto, ne ho sentito parlare benissimo di tutte e due, fatemi sapere se li avete letti e sono curiosissima di iniziare a leggere. Tra l'altro queste edizioni qui dell'Economica Feltrinelli a me piacciono moltissimo, proprio anche esteticamente, in più costano poco, quindi sono ottimi. Non sono scritti piccolissimi, quindi sono delle edizioni che a me piacciono sempre molto. Poi, anche se ho passato appunto il compleanno, che era il 22 di gennaio, in casa, in quarantena, mi sono comunque arrivati due regalini da una mia amica che sono due libri. Ho ricevuto il Club delle Lettere Segrete, questo qua, e poi quest'altro che non ne avevo mai sentito parlare, Pulisciti il cuore. Anche questo, cioè, mai sentito, sono curiosissima di leggerlo. Questa è una copertina bellissima al tatto, tra l'altro. Acquisti invece che ho fatto io. Allora, graphic novel Nonni, di questo ve ne ho già parlato nelle letture di dicembre, se non sbaglio, vi lascio il link tra le schede e nell'info box. È una graphic novel che però purtroppo non mi ha entusiasmato, parla degli anziani, si concentra appunto su questo protagonista che le è morta la moglie e che appunto lui, dopo la morte della moglie, dopo un periodo di tristezza e solitudine, rinizia un po' a vivere, però non mi ha piaciuto. Altro acquisto è Non chiamarmi strega di Sabina Colloredo, è un libro che sto leggendo, sono praticamente all'inizio. Però per adesso è carino, è un libro consigliato dai 12 anni ai 99, infatti si vede che è un libro per ragazzi, però anche di questo ne avevo sentito parlare molto bene, avevo lo sconto sul sito di IBS, ne ho approfittato e ho voluto prenderlo. Sempre col solito ordine, approfittando dello sconto, ho preso anche L'Uomo di Ferro. Questo qua è stato un po' un errore perché nel sito c'era scritto che era di 540 pagine, invece le pagine sono 54. Ci sono rimasta molto male perché per lo stesso prezzo avrei potuto prendere altro, visto che costa 8 euro, comunque non importa. Non so se avete visto Il Gigante di Ferro, che è il cartone animato che si è ispirato a questo libricino. Se non l'avete visto, quel cartone animato ve lo straconsiglio perché è bellissimo, vi farà piangere, ma è stupendo, e vedremo poi come sarà il libro. Altro acquisto è Lois la strega, questo qua, Edizioni Elliot, è un libro che anche di questo ne ho sentito parlare benissimo. Io sono amante delle streghe, della stregoneria, Salem, Halloween, si può vedere anche dai libri che vi mostro, e quindi ho voluto acquistare anche questo libro perché appunto ne ho sentito parlare benissimo. È un libro piccolino perché sono all'incirca 120 pagine, però non vedo l'ora di leggere. Poi, altro libro acquistato, costava 5 euro, ne avevo sentito parlare bene, ce l'avevo in wishlist e quindi l'ho voluto prendere, La Casa delle Voci di Donato Carrisi. Un libro che ho finito di leggere ieri, l'ho letto in un giorno, perché è scritto grande, è scritto molto scorrevole, la scrittura veramente vi invoglia a continuare a leggere. È un libro che mi è piaciuto, ma... intanto io avevo capito, è un thriller, io avevo capito tutto dall'inizio, non so perché, ma avevo capito tutto. Comunque sì, anche se avevo capito, la lettura è stata piacevole, il problema è il finale, che ecco, secondo me se ci fossero state 50 pagine in più sarebbe stato meglio, perché è un po' un finale buttato lì così e non conclude molto bene le cose, cioè risponde alle domande ma non è proprio finito, ecco, diciamo così. Quindi so che c'è un secondo volume, la storia credo che sia diversa, ma il protagonista è sempre il solito psicologo infantile Pietro, ma credo che la storia sia diversa. Comunque ho visto che nelle recensioni dicevano che quel secondo volume è ancora più confusionario e ti pone altre domande invece che risolverti le questioni che erano già aperte, quindi non credo che leggerò il secondo volume. Ho acquistato due libri che veramente ne hanno parlato tutti e tutti molto bene e che volevo leggere tantissimo. Il primo è Vita Nostra, questo qua, che credo sia anche questo un fantasy un po' Dark Academia, ne hanno parlato tutti benissimo e non vedo l'ora di leggerlo. Mi spaventa un pochino perché non è diviso proprio in capitoli, ma comunque non vedo l'ora di leggerlo.
Altro libro che non vedo l'ora di leggere è L'Istituto di Stephen King. Con Stephen King io ho un rapporto di amore e odio, però questa storia mi piace particolarmente, mi ispira particolarmente e quindi ho deciso di acquistarlo. Non mi sto a soffermare su le recensioni o sulle trame dei libri perché sono tanti, altrimenti il video verrebbe troppo lungo. Avete tanto tutti i link giù nell'info box e poi comunque ne parleremo in maniera più approfondita nelle varie letture del mese. Poi ho acquistato un libro che io ho i primi due, una trilogia, mi mancava il terzo, è però un rosa, un romance, quindi esce proprio dai soliti fantasy, horror, eccetera, che di solito leggo, ed è Colazione a Notting Hill. Io ho appunto i primi due, però mi mancava il terzo e quindi ho voluto acquistare il terzo. I primi due li ho letti tantissimo tempo fa, talmente tanto tempo fa che non li ricordo neanche più bene, dovrei rileggerli, ma intanto ho preso questo. Ho acquistato di Neil Gaiman, che è un autore che a me piace molto, ho letto tantissimi libri di lui, ho letto Coraline, Stardust, un altro con un ragazzo che era cresciuto da fantasmi, insomma ne ho letti tanti. Mi mancava questo, che è Nessun Dove, e anche questo l'ho preso su Vinted, il prezzo di copertina è 15 euro, io l'ho pagato 3, ed è un libro nuovo di zecca, profuma di nuovo, non è stato mai toccato, quindi è stato un ottimo affare, direi. Poi, sempre economica universale Feltrinelli, ho preso La meccanica del cuore, che è un libro che avevo da anni in wishlist, e niente, ho voluto acquistarlo così. Mi sono voluta togliere lo sfizio dopo anni che lo vedevo in libreria. Fatemi sapere se l'avete letto e se vi è piaciuto. Altri libri acquistati sono due volumi presi in edicola. Il primo è La macchina del tempo. Io ho visto il film, ma non ho mai letto il libro e ho voluto acquistarlo in questa edizione bellissima. Costava 2,90 euro, mi sembra, in edicola. Veramente stupenda questa edizione. E sempre della stessa edizione ho voluto prendere anche Frankenstein, questo qua. Sempre di questa edizione credo che acquisterò anche La guerra dei mondi, che è sempre del solito autore della macchina del tempo. Mentre cambiando edizione ho acquistato su Vinted a 2 euro Le streghe di Astor Haig. Anche questo l'ho letto e mi è piaciuto molto, un urban fantasy carino. Questo fa parte in realtà di una saga o di una trilogia, ma in Italia è stato pubblicato solamente questo libro qua, però è un libro che può essere considerato benissimo un autoconclusivo, infatti io l'ho letto e non sento il bisogno di leggere dei continui, quindi la storia finisce. Non è un libro molto famoso, credo che non lo conosca nessuno, però a me è piaciuto, è carino, mi ha fatto passare del tempo e quindi ve lo consiglio. Su Vinted sicuramente lo trovate anche su Amazon. Poi ho voluto prendere di Tolkien Le avventure di Tom Bombadil. Di Tolkien io ho letto quasi tutto, mi mancano un paio di libri e questo qua. Mi piacerebbe leggere, rileggere, perché io in realtà li ho letti quasi tutti, rileggere tutta la saga del Signore degli Anelli, che non è solo il Signore degli Anelli, ma inizia con il Silmarillion e finisce con racconti incompiuti o racconti ritrovati, comunque sono tipo 6-7 libri e vorrei appunto rileggere tutto in maniera in ordine cronologico. Questo mi mancava e ho voluto prenderlo. Tom Bombadil è un personaggio che troviamo nel Signore degli Anelli ed è uno dei miei personaggi preferiti, che nel film è stato tolto ma nel libro è fantastico. Poi, altro libro che avevo in wishlist da anni e anni è Il mistero della città dei gatti. Mi ispirava, perché gatti, sono una gattara, la storia mi sembrava carina, è un libro che parte dagli 11 anni, quindi è un libro per ragazzini, però comunque volevo leggerlo. Io nei momenti dove magari ho voglia di qualcosa di più leggero perché esco da un libro un po' più impegnativo, mi butto su questo genere di letture e passo velocemente il tempo. Poi... ultimi due libri sono Le streghe di Mon Valley, è un libro che mi ispirava moltissimo, l'ho acquistato, è un bel mattoncione perché sono tipo
quasi 600 pagine, ma mi ispira tantissimo. Credo che appena finirò quello che sto leggendo, leggerò questo qua. E poi ultimo è La Confraternita delle Streghe, che è il primo di una saga, di una trilogia, non lo so, che ancora non ho letto. Quest'anno uscirà in inglese il secondo volume, quindi credo anche in italiano dopo un po'. E niente, anche di questo ne ho sentito parlare molto bene, fatemi sapere se l'avete letto. Costa 18,90 euro, edito per Mondadori, la copertina a me piace moltissimo. E quindi niente, questo era l'ultimo libro che volevo mostrarvi. Fatemi sapere che cosa mi consigliate di leggere, se avete letto qualcosa di questi libri. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!